Vuoi perché tu hai avuto un ottimo passato a Palermo e anche abbastanza lungo, vuoi perché siete in lotta per qualcosa di eclatante, perché arrivare terzi è eclatante, e vuoi perché hai dei problemi o problemini a livello di formazione, te ne mancano 7 o 8. No, è una partita importante soprattutto perché c'è la classifica, la nostra classifica, e noi dobbiamo fare il possibile per fare una buona partita e un buon risultato. Questa è l'unica cosa a cui sto pensando. Poi i miei ricordi, il mio passato e anche sono importanti indubbiamente, ma sono una cosa personale. Quello che conta in questo momento è la squadra, è la classifica, che siamo negli ultimi 2 mesi, quindi dobbiamo tirare fuori tutto il meglio che abbiamo per cercare di fare bene domani e tutte le volte che scenderemo in campo da qui alla fine. Per quello che riguarda invece i nostri problemi, affrontiamo la trasferta fiduciosi comunque e guardiamo avanti. Ne mancano 7 o sbaglio? Non ho fatto il conto, ma insomma Lì vicino. abbiamo alcuni problemi, ma come sempre partiamo con 20 o 21 giocatori e cercheremo di mettere in campo una formazione che abbia equilibrio, che abbia soprattutto spirito e entusiasmo e voglia di far bene su un campo difficile, perché Palermo resta un campo difficile, una trasferta difficile. Francesco, Zapparini ha avuto parole di elogio nei tuoi confronti. Hai una replica al Presidente? Lo ringrazio molto, mi ha fatto molto piacere, ma sono convinto che se noi siamo lì, il merito sia dei nostri giocatori. Però mi ha fatto piacere che lui abbia dimostrato questa stima nei miei confronti. Mister, sia per il Palermo che per l'Udinese è un momento un po' difficile, manca la vittoria in campionato da alcune giornate. Che cosa teme di più della formazione rosanero? Che in casa fanno sempre bene, hanno costruito la loro classifica che per il momento è serena, l'hanno costruita soprattutto in casa, noi li affrontiamo in casa loro, hanno vinto 10 volte in casa, quindi vuol dire che sono bravi, vincere 10 volte in casa non è così semplice, quindi ho molto rispetto e considerazione nei confronti di una squadra che ha degli ottimi elementi, dei giovani giocatori, dei giocatori esperti e che in casa si sono sempre espressi direi ad altissimo livello, perché se avessero fatto bene anche fuori probabilmente avrebbero la nostra classifica o forse anche meglio. Quindi sarà dura, come sempre. Ciao mister, se potevi dirci le condizioni di Basta e poi raccontarci insomma come hanno festeggiato le tue 100 panchine, come avete festeggiato le 100 panchine, visto che ci tenevi tanto anche domenica. Comincio io dopo allora. No, io Basta è tra i convocati e dovrebbe essere disponibile. E questa è una buona notizia, insomma. Non abbiamo festeggiato, mi sono trovato una torta oggi nel nostro ristorante, ma io non ci tenevo perché per me è motivo di grandissimo orgoglio aver tagliato questo traguardo, ma veramente grande soddisfazione per me averlo fatto anche qui, perché io ho più di 100 panchine a Palermo, più di 100 panchine a Vicenza, più di 100 panchine a Bologna, e avere fatto 100 anche qui per me è motivo di grande soddisfazione, ma non c'era bisogno di nient'altro, bastava, cioè, l'importante è così, un saluto e basta. Bene. Mister, sul Palermo, il limite di quella squadra, lei che l'ha vista da vicino e ha subito anche un po'
le ire di Zamparini, è proprio il presidente che è troppo irascibile. Io cioè, ho se lascia... tante soddisfazioni a Palermo, perché io credo di aver lasciato un bellissimo ricordo, perché insieme a tutti coloro che hanno lavorato per il Palermo negli anni in cui ci sono stato io, e prima di tutto il presidente, ho il piacere e l'orgoglio di dire che ho avuto solo grandi, soprattutto grandi soddisfazioni. Da quello che si legge, però, rimanendo in tema, Mutti è a rischio se dovesse perdere. Ma questo è... potrebbe essere un motivo in più perché il Palermo dia tutto in campo, o comunque è una cosa che mette ansia e potrebbe essere un vantaggio per voi? Non lo so, io mi devo occupare della mia squadra. Penso che Lino sia una bravissima persona e un ottimo allenatore. Non conosco in questo momento le cose che si vivono a Palermo. So che affronteremo una squadra forte, una squadra, un'ottima squadra, bene allenata come tutte le squadre. So che il nostro lavoro è fatto prima di tutto di precarietà, ma sono convinto che Lino abbia le spalle forti e le capacità per affrontare qualsiasi tipo di momento, insomma. Queste sono le cose del calcio, in Italia soprattutto. Mister, buongiorno. C'è possibilità di vedere ancora via centrocampo, magari per un solo tre quarti, per portare più pressione allo centrocampo e quindi far ripartire l'azione con più difficoltà? Vedremo. Aspetta, scusa un attimo. Se c'è l'opzione Abdi, che è quella che danno i giornali oggi, per tenere il loro centrocampo più in difficoltà e quindi avere un giocatore che pressa alto. Sì, è una delle opzioni, è una delle possibilità, quella di Almen, perché prima che si facesse male stava facendo bene. È un giocatore che è cresciuto, soprattutto in autostima, questo è quello che gli stava mancando, è una delle possibilità che abbiamo. L'altro è Barreto, come l'ha visto? No, Barreto e Ferronetti non sono disponibili. No, però... E allora sono 8, eh? Insomma. Ti chiedo un giudizio su Miccoli, no? Che è un po' il di Natale. Devo fare l'allenamento di rifinitura ancora, ma ho l'impressione che sia così. No, per quello che riguarda le defezioni. No, beh, quelle sono defezioni, si parla già ieri. Comunque sono 8. Se non è un nono adesso. Vabbè, scusa. No, volevo dire. No. Lo faccio apposta per dirti, perché tu sei uno. Dammi qua un momento. Tu sei uno che non cerca mai scuse, però bisogna sapere anche leggere la realtà, almeno da parte nostra. Quando ti mancano troppi giocatori, una gara è maledettamente in salita. Altri non sono al meglio fisicamente, perché non tutti stanno, alcuni hanno avuto degli acciacchi, è una situazione per domani. Se fate bene, tanto di cappello, l'avete già superato situazioni analoghe, però non si può sempre andare avanti e fare miracoli. E io sono convinto che noi abbiamo la possibilità di fare bene. Ti chiediamo un giudizio su Miccoli, che è un po' di Natale del Palermo, no? Come giocatore che aiuta a rompere, insomma, le difese. È un giocatore. E poi anche un pensiero su Pereira, di nuovo. Sì, Fabrizio è un giocatore che ha grande talento, inutile, insomma, è così, è un giocatore che ha classe, qualità, inventiva, colpi di tutti i tipi, quindi un giocatore da cercare di controllare con grandissima attenzione. E per quello che riguarda Pereira, è un ragazzo che sta crescendo, ha bisogno del suo tempo, come tutti i giovani che vengono, soprattutto quelli che vengono da molto lontano e che magari ha incontrato anche delle difficoltà, diciamo così, di comunicazione nel venire qui con noi, però che sia un giocatore, che ha un ragazzo che ha le potenzialità per diventare un giocatore vero, questo lo sta dimostrando. Adesso dipende da lui tutte le volte che sarà chiamato in causa, e comunque dipende molto da lui, ecco. La cosa importante è che anche da questo punto di vista, secondo me, anche per quello che riguarda lui, la società ha visto bene, gli osservatori hanno visto bene, e adesso si tratta di avere una progressione il più veloce possibile del suo ambientamento, del suo modo
di fare il calciatore nel nostro paese e nel nostro club. Questa morte di lei, parlando di Pinz, ha detto sulla gara di Napoli mi è piaciuto un giocatore che si inserisce, vorrei che altri centrocampisti lo seguissero. Non so, ha fatto un discorso particolare questa settimana, per esempio, con Asamoah su questo? No, lo faccio sul campo, lo faccio da sempre, lo faccio tutte le volte che ci alleniamo. Nel nostro dispositivo, quando giochiamo con un attaccante solo, perché delle volte cambiamo, i centrocampisti devono essere sempre pronti ad inserirsi, ad andare a cercare fortuna dietro la linea avversaria per avere la possibilità di essere pericolosi e di aggiungere qualche gol, perché abbiamo bisogno anche dei gol dei centrocampisti. La partita di Pinzi è, secondo me, è un bello spot per i nostri centrocampisti, perché è vero che devono lavorare molto, indubbiamente tutta la squadra deve lavorare molto, ma insomma, se quando c'è armonia da questo punto di vista nella distribuzione degli sforzi, penso che i nostri centrocampisti abbiano le possibilità di poter essere pericolosi. Asamoah è uno di quelli. Ma l'hai già fatto? Più volte è stato fatto. Isla, Basta, certo, Armero, certo. Asamoah. Esatto, bisogna continuare a crederci sempre di più. Mister, una domanda su Torge. Ha fatto tanta tribuna, ha fatto fatica ad adattarsi. Lei l'ha lanciato a Novara, ha detta mia personale, ma penso anche di parecchi colleghi, è stato ampiamente insufficiente in quel primo tempo, tanto che lo ha sostituito. Moralmente un giocatore così come regge queste pressioni, ed eventualmente, visto che domenica è uno dei pochi attaccanti rimasti, come può sentirsi di nuovo pronto dopo tante critiche, dopo anche il fatto che probabilmente non viene usato in un ruolo a cui lui era abituato in Romania? Allora, il primo tempo di Novara è stato brutto per tutti, non solo per Torsi. Primo. Secondo, lui deve solo lavorare e cercare di migliorarsi, come sta facendo, perché è un ragazzo che si impegna tantissimo, che cerca di dare il suo contributo alla squadra tutte le volte che viene chiamato in causa. È un ragazzo che si impegna tanto, e quindi anche su di lui la società non ha visto male, chi lo ha osservato non ha visto male, perché è un giocatore che ha le qualità per poter fare il giocatore. Che poi venisse da un paese, da un modo di giocare, da un sistema di gioco che magari può essere più, in questo momento, può essere più adatto a lui, ci può anche stare. Però siccome ha fatto vedere delle buone cose a inizio stagione, se uno non avesse mai fatto vedere niente, vabbè, vuol dire che... Ma siccome invece all'inizio stagione ha fatto vedere che anche giocando da seconda punta poteva fare, ha fatto buone cose, si tratta solo di avere pazienza anche nei suoi confronti, dargli la serenità giusta e non pensare alle critiche, sapere che è molto giovane e a lui sta il compito di sfruttare tutte le occasioni che avrà. Mister, un'ultima cosa volevo chiederle. L'anno scorso il risultato di Palermo fu uno dei più eclatanti di tutto il campionato, insomma, quel 7-0. Pensa che se lo ricordino bene i giocatori del Palermo, poi se firmerebbe per un altro risultato così, questa è una battuta, però... Se lo ricordo. C'è una partita nella quale a noi è andato tutto bene, al Palermo è andato tutto male. Entra nell'albo dei ricordi belli per l'Udinese, non belli per il Palermo. È chiuso, un capitolo chiuso che ovviamente non nessuno di noi, e penso anche che i ragazzi del Palermo avranno, tra virgolette, in qualche modo rimosso, non credo che ci siano scorie, non credo che ci sia niente, una giornata storta per loro, come l'ho definita alla fine della partita, perché sono quelle giornate in cui veramente sembra che tutto vada male. Tutto qui.